qui abbiamo la finale, una finale non nel programma paralimpico, quindi il singolo TA maschile, dove gli atleti, a differenza della barca che abbiamo visto prima, adoperano anche il busto, quindi è trunk and arms, una specialità che non è ancora presente alle Paralimpiadi, ma che comunque presente qui alla regata internazionale di Gavirate. Quindi vediamo la differenza, l'utilizzo appunto del busto in più rispetto alla gara precedente. In acqua 1 Israele con Nir Maio, in acqua 2 l'Inghilterra, la Gran Bretagna con Scott Minag, in acqua 3 il Brasile con Michel Pessagna e in acqua 4 l'Italia con Massimo Spolon, con le immagini stiamo vedendo l'atleta brasiliano che insomma sembra essere partito bene in queste prime battute davanti alla Gran Bretagna. Sì, vediamo una gara abbastanza decisa già dai primi metri, l'azzurro un po' attardato, adesso ha delle difficoltà addirittura con la direzione, sta convergendo un po' sulle boe di destra. Brasile vediamo molto ben sospeso con la spinta, subito in propulsione, bella l'azione adesso del ragazzo brasiliano, subito fuori, come dicevamo, dopo circa 40 secondi di gara, già quasi un'imbarcazione di vantaggio. In singolo significa comunque mettere già da parte la vittoria, perché adesso addirittura avrà luce tra la poppa e la prua delle altre imbarcazioni, quindi quando ci apprestiamo Gianluigi a vedere il passaggio ai primi 500 metri, ancora buona la sua azione e ancora ben in spinta. Eh sì, davanti il brasiliano Pessagna in questa gara, subito dietro l'unico, diciamo, delle quattro imbarcazioni, delle tre imbarcazioni oltre a quella brasiliana che sta cercando di tenere il suo ritmo, è l'inglese Scott Minag, decisamente più staccati l'israeliano Nir Maio e il nostro Massimo Spolon, che dunque in questo momento è al quarto posto. Siamo all'incirca a metà gara, scusami Raffaello. No, io volevo semplicemente ricordare questi due giorni di regate qui a Gavirate che ci ha regalato veramente un pararowing di altissimo livello, con finali arrivi al cardiopalmo, veramente un bellissimo movimento, un movimento che sta crescendo tantissimo. L'Italia non è stata velocissima in alcune specialità dove ci aspettavamo qualcosa in più, dei buoni segnali invece per quanto riguarda alcune specialità, abbiamo visto un ottimo Fabrizio Caselli nel singolo, purtroppo una piccola macchia, non siamo riusciti a qualificare il doppio TA misto, dove appunto Anila Oxa e Stefanoni non hanno centrato il pass per Rio de Janeiro, però veramente bella in generale questa due giorni di canottaggio qui a Gavirate. Eh sì, e poi ricordiamo appunto la piccola impresa della Cina, no? Che comunque nel giro di pochi di una mattinata ha conquistato il pass per quattro imbarcazioni, che era una delle poche nazioni ancora a non averlo fatto, dunque era un dominio cinese alternato con nella finale 4 con l'ETA misto semplicemente con l'Australia che ha vinto sulla Cina, ma insomma comunque Cina sicuramente appunto che ha dimostrato in questa tre giorni di gare di essere assolutamente in forma. Delusione invece, ricordiamolo, per il Brasile che non è riuscito a qualificare la sua imbarcazione del 4 con l'ETA, andata quarta ieri la formazione brasiliana, e qui tanto vediamo invece un brasiliano che va a vincere, Michel Pessagna 4.28 davanti all'inglese Scott Minag secondo, era partito bene anche lui, poi ha perso qualcosa e insomma il brasiliano Pessagna poi dominato le ultime fasi di gara. Questo
ovviamente per quanto riguarda. Al terzo posto l'israeliano Nir Mayo e al quarto posto, con un distacco di 31 secondi dal brasiliano Pessagni, il nostro Massimo Spolon.